farsi giustizia da soli, vendicarsi dell'avversario. Vendetta cercata e trovata. Qualcosa che se la facessi oggi ti toglierebbero la licenza, ma 30 anni fa era tutto diverso. Alessandro Nannini contro Roland Asch, Alfa Romeo contro Mercedes, Italia contro Germania. Questa è la storia di Singen 1994. Berlin to a very wet Singen on the edge of the Bodensee. Siamo a Singen, in Germania, è il 18 settembre 1994. Piove e fa un freddo della Madonna. Il circuito, che in realtà è un cittadino, si chiama Alemannenring. Esatto, Alemannenring. Con un nome così potevano esserci più di 9 gradi a metà settembre? Le auto del DTM sono pronte sulla griglia di partenza. Gara 2. È una gara importantissima. Alessandro Nannini al volante dell'Alfa Romeo 155 V6 si gioca tutto e deve assolutamente fare più punti di Klaus Ludwig, che guida una Mercedes classe C DTM. La matematica è molto semplice. Se Nannini fa più punti di Ludwig, Nannini è campione. Altrimenti, Ludwig è campione. Nannini dà la sua parte all'Alfa Romeo 155, una macchina che sul bagnato è imprendibile, grazie anche al fatto che ha 4 ruote motrici, che la Mercedes invece non ha. Gara 1 l'hanno già corsa, è stata bagnata e fredda pure quella, tanto ormai l'abbiamo capito, siamo all'Alemannenring. E quella gara l'ha vinta un Alfa Romeo. Sì, ma non quella di Nannini, quella di Larini. E poi, dopo di lui? Non una, non due, non tre, ma 4 Alfa Romeo. Prima, seconda, terza, quarta e quinta. In pratica le Alfa hanno preso le Mercedes e le hanno spezzate in tanti piccoli pezzettini. C'è però un problema, cioè che tra quelle 5 Alfa manca quella di Nannini. Eh sì, perché provando a superare Stefano Modena, anche lui pilota fortissimo, anche lui a bordo di Alfa, Nannini ha sbattuto. Ha provato a ripartire, ma ha avuto una perdita d'olio e si è dovuto ritirare. Cazzo, non ci voleva. Il vero colpo di fortuna è stato che anche Ludwig si è ritirato. Quindi tutto quello che si poteva decidere in gara 1 è rimandato a gara 2. Potete immaginare quanto sia teso il clima. Nannini, che in gara 1 ha sprecato un'occasione monumentale, in gara 2 dovrà fare il miracolo. Deve arrivare più avanti possibile, prendere più punti possibile e mettere più piloti possibili tra la sua Alfa e la Mercedes di Ludwig. La tensione è alle stelle. Però, per fortuna, piove. E se le Alfa vanno così forte, Nannini dovrebbe stare tranquillo, no? In realtà la situazione è complicata, perché Nannini non può guidare la stessa macchina del giorno prima, perché si è rotta e non riescono a ripararla in tempo. E quindi deve guidare un'altra Alfa 155, che anziché avere il cambio sequenziale, ha il cambio ad H. Vabbè, che cosa vuoi che sia, c'è un cambio ad H per un pilota dell'esperienza di Nannini? Pilota da 78 gare in Formula 1. Invece il problema c'è e come. Nannini nel 1990 fu vittima di un incidente d'elicottero in cui le pale gli tranciarono di netto l'avambraccio destro. In un modo o nell'altro gliel'hanno riattaccato, Però potete immaginare come funzioni bene quel braccio con quel cambio ad H. Però Nannini non molla. Nannini è un combattente. Nannini è veloce. E così, dopo che la gara inizia, Nannini inizia a rimontare dal sesto posto da cui partiva. Passa una Open e si mette quindi in coda alle altre Alfa. Quella di Nicola Larini, che sta dominando come in gara 1. Quella di Stefano Modena, che pure lui va forte. E infine quella di Danner e Nissen, che tra l'altro si prendono dentro mentre sono terzo e quarto e... guardatela la scena perché è un po' comica. Teammates Chris Nissen and Christian Tanner collide. Insomma, a 3 giri dalla fine la situazione è questa. Larini, Modena, Nissen, Nannini. Alfa, 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 Alfa. Nannini è quarto, Ludwig è sesto. Ma quello che bisogna capire, che sarà la chiave di questa storia, è che Nannini non è solo davanti a Ludwig. Nannini in realtà si trova già dietro a Ludwig, perché lo stanno per doppiare. Le Alfa volano. Insomma, le prime due Alfa arrivano e doppiano le Mercedes. Finché a quei fatidici 3 giri dalla fine tocca a Nannini doppiarle. Alessandro infila le marce, una dopo l'altra, e si prepara alla frenata del tornantino. Non prende rischi, non ce n'è bisogno. Davanti a lui ha una Mercedes argento. Dietro, due Mercedes nere del team AMG. La prima di esse è quella di Roland Asch. Nannini si porta all'esterno, frena, imposta la curva. Peccato che dietro di lui Asch si porta sulla traiettoria interna, sbagliata per un tornante, frena e... Torniamo indietro di un anno, 1993. DTM, Deutsch Tourenwagen Meisterschaft.
campionato tedesco che più tedesco non si può. Cioè, già solo per dirlo ti esce proprio fuori la Germania. Campionato pensato dai tedeschi, organizzato dai tedeschi, guardato dai tedeschi anche più delle Formula 1. Il DTM di quegli anni è adorato in Germania e in tutta Europa lo segue un sacco di gente. Peccato che, in vista del 1993, sia Audi sia BMW lasciano la categoria. Rimangono quindi solo Mercedes e Opel. E la Mercedes, che in realtà sotto sotto lo organizza lei, non gli basta battere solo la Opel. Cioè, rispetto per la Opel, per carità, però stai battendo solo la Opel. Vogliamo qualcosa di più. Perché non invitiamo gli italiani dell'Alfa Romeo? Hanno prestigio, portano visibilità. E noi li battiamo facile, no? Cioè, sono italiani. Pizza, mandolino. Pizza mandolino du par di Wüstel, gli diciamo noi. La dirigenza Fiat accetta l'invito, prende i migliori tecnici dell'intero gruppo, gente che ha stravinto dovunque, tipo con la Lancia nei rally, e gli dà una missione chiarissima. Andate in DTM e vincete. Vincete subito, altrimenti si chiude tutto. Ebbene, i tecnici tirano fuori un capolavoro. Alfa 155 V6 TI, 1040 kg, 420 cavalli, trazione integrale. Si presentano a Zolder e Larini fa doppietta sul bagnato. Pam! Alla prima gara. Seconda settimana di giugno, il DTM corre nel Nordschleife, l'inferno verde. La pista più spettacolare di Germania, forse la più bella del mondo intero. Una pista che ovviamente i tedeschi conoscono come le loro tasche. Quindi la Mercedes dominerà. Anche perché questa volta non c'è la pioggia ad aiutare le Alfa con la loro trazione integrale. Ebbene, sapete come va? Larini, secondo in qualifica, e vince la gara. E quelle gare continuerà a vincerle finché alla fine l'Alfa vincerà il titolo, lasciando la Mercedes a bocca aperta. Hai capito gli italiani? Proprio quelli lì che mangiano la pizza, che emigrano, che vengono in Germania per cercare lavoro, ci hanno fatto un culo così. È un colpo brutto, di quelli veramente pesanti, di quelli che di nuovo nel 1994 non possono accettare. Torniamo quindi a Singen. 1994. La Mercedes quest'anno è cresciuta molto. E vorrei anche vedere dopo la paga che ha preso l'anno prima. E quindi se la gioca con le Alfa. Klaus Ludwig, il loro pilota di punta, è in testa al campionato. E il titolo c'è da dire che se lo meriterebbe, alla grande. È un pilota forte, guida un'auto forte di un costruttore eccezionale. La Mercedes CDTM ha un V6 che fa una musica... 400 cavalli, trazione posteriore. Ragazzi, Ludwig, quell'anno il titolo se lo merita per davvero. Però, se le cose si dovessero mettere male, diciamo che un aiutino dai suoi compagni di marca non farebbe male. E infatti, durante la gara precedente, al mitico Avus di Berlino, che era una pista che usava i rettilinei dell'autostrada, Ash ha già toccato Nannini. E ora, a Singen, lo sta per rifare. Frena tutto interno, sull'umido, una traiettoria senza senso. E quindi arriva lungo. Arriva lungo, guarda caso, nel momento perfetto. Un gioiello di toccatina nel posteriore di Nannini. Quel tanto che basta per farlo girare nel posto peggiore, in mezzo a un tornante. Il punto dove per ripartire devi aspettare che ripassino tutti. Ebbene, il campionato di Nannini è finito. Così, mentre stava per battere Ludwig, un compagno di marca di Ludwig, doppiato, l'ha cannonato. Alessandro non ci vede più. Si slaccia le cinture e scende dalla macchina. Vuole inseguire Ash a piedi. Poi però ci ripensa. In effetti quello non è il migliore dei modi. Così si rituffa in macchina, cinture, accende, usa il guardrail come sponda, testa coda e riparte. Dai commissari di corsa vedete Nannini furibondo che cerca di ripartire. Ormai è fuori dal titolo, eh. Cioè, capiamoci, campionato finito. Qualunque cosa faccia Nannini, ormai è fuori dai punti, quindi Ludwig è campione. Ma Nannini rientra ai box e, indovinate un po', pretende il cambio gomme. Vuole gomme fresche. Ha un solo obiettivo in testa. Rientra in pista, si mette in mezzo alle due Mercedes nere e davanti a quella di Roland Asch. Lo punta, lo mette nel mirino. Aspetta solo la curva giusta. Una curva a destra bella secca che ha una bella via di fuga davanti. Ebbene... PAM! Stavolta è Nannini che ha frenato strano. Anzi, non ha proprio frenato. Nannini butta fuori Ash per il semplice gusto della vendetta. La sua Alfa ha il cofano distrutto, perde olio, a un certo punto prende fuoco. Alessandro parcheggia la macchina, salta fuori, sbatte la porta e non si gira neanche a guardare. La sua vendetta l'ha avuta.
Anni dopo, poi, in un'intervista con Davide Cironi, che ho linkato qui sotto, se volete andate a vederla sul suo canale, Nannini dirà: con Ash mi ero arrabbiato perché era la seconda volta. Ordini di scuderia. A me le toccatine da kart per farmi girare il tornantino a 10 km orari non mi piacciono. Vieni con me a 300 all'ora e poi si guarda. La cosa poi non finì lì, ovviamente. Ci furono rimproveri da parte del direttore di gara, da parte della dirigenza di Alfa Romeo, ma il suo punto Nannini lo aveva messo. Toccatina furba? E io ti sbatto fuori. Scorretto? Sarà, è una vendetta. Dolce e spietata. Alemannenring. Suona sempre cattivissimo, no, questo nome del circuito. Peccato che lì ci corresse gente ancora più cattiva, con una squadra di fenomeni, perché quell'Alfa Romeo non aveva paura di nessuno. E vinceva comunque, anche quando la sbattevano fuori, perché l'Alfa 155 non la batte nessuno.